Salve a tutti ragazzi, da PierDarkKnight91 e benvenuti nella puntata numero 38 su Formula 1 2018 nella modalità carriera pilota con il nostro Pierluigi Wayne, affiancati da Leclerc ancora per poco in Alfa Sauber F1. Quest'oggi Gran Premio della Russia, oggi ci spiazzano in due perché siamo arrivati a difficoltà 101 definitiva. Prove libere andate così e così, alcuni test sono andati male, altri invece molto bene, non siamo più velocissimi, incomincio a sentire davvero la difficoltà, infatti adesso il mio obiettivo è arrivare sempre tra le prime 10. La rivalità, come sempre, ci facciamo un piccolo recap su tutto. Rivalità attualmente in vantaggio su Leclerc e attualmente in vantaggio e di molto su Nico Hülkenberg, il nostro prossimo compagno di scuderia molto probabilmente. Mentre sulla ricerca e sviluppo, nel prossimo GP in Giappone arriveranno due nuove componentistiche: la resistenza aerodinamica e la riduzione del peso, per cercare di far diventare sempre più leggera questa vettura. Adesso, signori, abbiamo fatto nello scorso GP un gran premio incredibile, siamo arrivati in prima posizione non per la velocità ma per quello che abbiamo costruito, per quello che abbiamo progettato, la nostra tattica, e sono soddisfatto, sono molto soddisfatto. Vediamo un po' sulla ricerca in che posizione siamo. Sul motore siamo sempre in prima posizione, ma attenzione alla Red Bull che si avvicina sempre di più. Sul telaio, incredibilmente, ci ha superato la Mercedes, comunque siamo sempre lì di pochissimo. La McLaren sta sviluppando tantissimo. Sull'aerodinamica la McLaren ci ha superati e proprio per questo ho messo a ricercare le nuove componentistiche. Adesso, signori, ci andiamo a fare la qualifica a tentativo unico. Queste sono le componentistiche del nostro motore, che sono già un bel po' usurate. Nel test numero 3 delle prove libere mi sono andato a schiantare e quindi vi dico già questo. Hai trionfato in una sfida con il tuo rivale per ora. Il risultato è molto positivo. Continua così. In ritardo, vabbè. Allora, vediamo un po' insieme la strategia da effettuare. Non pioverà in qualifica, non pioverà in gara, anche se le condizioni sono asciutte e cielo coperto. Quindi una pista che non si riscalderà velocemente. Ok, assetto auto. Ho optato per questo assetto anche se non mi trovo benissimo. Trasmissione, geometria, sospensioni, freni, che forse posso leggermente aumentare, ma giusto qualcosina, gomme, che posso abbassare un po', distribuzione peso a 7, e quasi quasi faccio questo, signori. No, no, andiamo così, dai, andiamo così, non rischiamo. Va bene, andiamo in pista. Non lo so, secondo me quindicesima posizione, ve lo dico subito. Allora, sul dritto già guadagniamo qualcosina. Allora, nel primo e nel secondo settore non andiamo male, ma attenzione perché nel terzo perdiamo tutto ciò che abbiamo fatto, tutto ciò che di buono abbiamo fatto nei primi due settori. Andiamo in questa curva. Occhio, non sbattiamo. Bene, per il momento siamo in seconda posizione, primo Leclerc, ma perderemo tantissimo nelle prossime curve. Nel guidato perdo qualcosa. Va bene, sono primo attualmente. Difficoltà 101 definitiva, ma perderemo tantissimo adesso. Adesso arriva la parte difficile per me. Infatti sono già settimo. Cerco di recuperare qui sul dritto per poi perdere nelle prossime curve, però. Ok. Sono uscito lentissimo qui. Oh, bene. Nona posizione. Va bene così. Va bene così. Non mi aspettavo questa posizione. Benissimo. Nona posizione. Non me l'aspettavo. Sono molto molto felice.
Leclerc oggi prenderà parecchi punti. La griglia punti. Di partenza è pronta per la gara di domani, ma prima di salutarci ricordiamo rapidamente le prime tre posizioni. Ricciardo, Raikkonen e Sebastian Vettel. Per ora vi saluto, ma vi ricordo che ci aspettano tante altre emozioni. L'appuntamento è per la gara di domani. La Mercedes è finita, non vincerà più. Vettel è passato in vantaggio nella classifica piloti, ha superato Hamilton. Hamilton si è piazzato settimo dietro Leclerc. Ricciardo e la Red Bull adesso incominciano a fare parecchi punti. Noi in nona posizione va benissimo, attenzione perché davanti a noi c'è Nico Hülkenberg e in undicesima posizione l'altra Renault. Andiamo. Ok, peccato, per pochissimo abbiamo perso il punto su Nico Hülkenberg e Leclerc quest'oggi potrebbe incredibilmente passare davanti, ma attenzione alle strategie, anche se qui non è che si possa fare tantissimo. Ok, prendiamoci questi punti risorse che saranno utilissimi per poi andare a fare la revisione delle nuove componentistiche. Risultato notevole. Cerca di girare così anche in gara. Ecco, ci ha portato sfiga. Andiamo in gara. Vale la pena visualizzare il tragitto fino alla prima curva. Se non avremo fretta, la passeremo in una buona posizione. Non è il caso di consumare tutte le energie all'inizio della gara. Tranquillo, tranquillo, ce la faremo. Allora, vediamo un po'. La strategia deve essere per forza questa, ma devo decidere se entrare al quinto o al sesto giro. Sperando che Leclerc si infili ai pit al quinto giro, noi andremo al sesto. Giri. Allora, facciamo un bel 14.6, molto carichi, per cercare poi di essere leggeri nel finale e spingere adesso con la miscela grassa. Andiamo. Ok, Gran Premio della Russia, signori, tutto pronto, il Gran Premio della Russia inizia ora, cerchiamo di spezzarlo in due. Ok, Gran Premio iniziato, ce la sorpasso, come sempre partiamo lenti, perdiamo la posizione su Ocon, siamo in decima posizione, ma noi adesso cercheremo di prenderci qualche posizione qui, siamo accanto a Leclerc, ma evitiamo contatti, teniamoci larghi. Facciamo passare Hamilton. Abbiamo altre vetture al nostro fianco. Attenzione a non danneggiare. Ok, attenzione qui, bene. Molto molto bene. Qualche problema per Hamilton, che si è toccato con Nico Hülkenberg. E va bene così. Siamo in settima posizione, Leclerc sesto. Molto molto bene, andiamo. Avviciniamo a Leclerc. Avviciniamoci a Leclerc, signori. Vai, Hülkenberg è dietro di noi. Ok, allora vediamo un po' se riusciamo a recuperare qualcosina su Leclerc, ma il passo gara è diverso. Scusate ragazzi, cambio voce. Ok, andiamo. Mi è slittata tantissimo. Buona partenza, ottimo lavoro. Si è avvicinato Hülkenberg. Ve l'ho detto, il terzo settore per me è difficilissimo. Raikkonen 1.34. Vediamo un po' se riusciremo a recuperare su Leclerc qui. Si avvicina Nico Hülkenberg, nel prossimo giro ci sarà il DRS, ci svernicerà in una maniera incredibile se non ci avviciniamo a Leclerc. Vediamo un po'. Va bene. Miscela alta. Ovviamente fucsia perché siamo nel secondo giro. Anche qui stiamo cercando di allontanare Nico Hülkenberg e ce la stiamo facendo. Niente, la gola oggi non funziona, signori. Vai, vai così, vai così. Si avvicina di nuovo Nico. Bene, le Mercedes sono dietro. Occhio qui.
Così è così. Ok, non l'abbiamo fatta slittare. Non l'abbiamo fatta slittare. Molto bene. È dietro Nico. Però ha il passo solo Nico, eh. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme ultramorbide. Il passo ce l'ha solo Nico. E questa è una cosa positiva. Ok. Avviciniamoci, avviciniamoci, avviciniamoci. C'è Bottas avanti a Leclerc. Vediamo se lottano, così riusciamo a guadagnare qualcosina. Va bene, sempre vicini, eh. Siamo sempre vicini. Siamo sempre vicini, signori. Andiamoci. Oh, ho preso il DRS. Ho preso il DRS, signori. Benissimo. Teniamoci lontani da Hülkenberg. Ok. C'è Verstappen. Poi attenzione Ricciardo che lotta con una Ferrari, con Vettel. E Raikkonen è andato via. Noi ci siamo avvicinati a Leclerc. Molto molto bene. Sì, diciamo che la Red Bull ha rallentato, o meglio, Vettel sta rallentando tutto il gruppone e noi ne possiamo approfittare. Vai. Approfittiamo. Approfittiamo, signori. DRS. Spingiamo, spingiamo. Siamo vicini. Siamo vi. Attenzione lì. Casino. Casino incredibile. Si avvicina anche Nico Hülkenberg. C'è un gruppone incredibile. Ci infiliamo, vediamo. Ok, passiamo Leclerc. Passiamo Leclerc, signori. Oh. Ok, bel sorpasso. Ok, sesta posizione. Aumenta la difficoltà, ma il risultato non cambia, signori. Non cambia. E adesso dobbiamo prendere Sebastian. Riusciremo a tenerci a questi giri per molto. Passa la miscela 2 al più presto. Ci provo. Ah, brutta questa curva, però abbiamo preso il DRS. Cosa molto positiva. Attenzione a Leclerc che si riavvicina. Oh, bene. Molto, molto bene. Molto, molto bene. Un po' larghini qui. Alla fine abbiamo recuperato bene così. Ok, stiamo tranquilli e forse riusciremo a tenere il passo di Vettel e delle altre vetture. Ora puoi rientrare ai box. Ok, ci chiede di rientrare ai box, però io quasi quasi un po'. 17, va tutto bene. No, un altro giro me lo faccio. Un altro giro me lo faccio assolutamente. Attenzione perché è arrivato Leclerc. Leclerc se non entra adesso si rovina la gara, eh. Se non entra adesso Leclerc si rovina completamente la gara. Alcune informazioni su Ricciardo. Sta rallentando, sì. Può fare qualche problema con la vettura. Grande Ricciardo. L'unica scuderia che ogni volta che vince ha qualche problema. Incredibile. Quindi adesso possiamo approfittarne. Vai. Teniamo sempre DRS. Leclerc è sempre vicino. Non si scolla. Non si scolla Leclerc. Si avvicina sempre di più. Ti stiamo aspettando, rientra a questo giro. Non è. Non entro. Fate entrare Leclerc. Vediamo. Vai. Vai. Ok.
bene, entra anche Ricciardo che aveva problemi. Leclerc non entra. Leclerc non entra. Si è rovinato una gara. Ah, per pochissimo non abbiamo preso il DRS. Si avvicina Leclerc. Oddio. Ok, Leclerc è sempre dietro. Ci difendiamo bene. Concentrati, concentrati. Va bene così. Ci avviciniamo a Bottas, eh? La terza posizione. Vabbè, alcune vetture sono già entrate in box. D'accordo, rientri ai box alla fine di questo giro. Ok, Leclerc adesso sarà costretto a continuare. Bandiera gialla, attenzione, chi? Chi? Ok, via libera. Non ho visto. Una bandiera gialla per un attimo. Leclerc! Io non l'ho toccato, problemi per Leclerc. Ma che gli è successo? Che gli è successo? Incredibile! No! Ma dai, Leclerc! Che sfiga, dai, Leclerc! Potevamo fare davvero tanti punti. Problemi sul dritto. Ha rallentato di botto. Uscito Raikkonen. Mentre siamo in seconda posizione, vediamo un po'. Vai. No, non ci fare perdere tempo così. Va bene, dai. E dietro Verstappen. Siamo in terza posizione. Sta arrivando Hamilton e Vettel. Fai attenzione alle gomme adesso. Devi finire la gara con il freno. E siamo davanti. E siamo davanti, signori. E siamo davanti. E adesso difendiamoci. Signori, incredibile. È incredibile. Terza posizione. Sono costretto ad aumentare la difficoltà anche oggi. Vediamo. Vai. Vai, 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 difendiamoci su Hamilton. È ritornato Hamilton, incredibile. Non me lo sarei mai aspettato. Curva fatta male. Adesso Hamilton dovrebbe avere... Charles deve ritirarsi. Lo sappiamo. Dovrebbe avere il DRS. Dobbiamo cercare di andare a prendere Bottas. Bambolottas. Raikkonen ha fatto una gara a sé. Bravo Raikkonen. Ma incredibile Leclerc, non ci posso ancora credere. Ok, vediamo un po' se guadagniamo su Bottas, eh? Teniamo d'occhio sempre il distacco, sempre se riesco. 1 e 4, ok? Abbiamo 1 e 4 da Bottas, qui abbiamo sbagliato curva. Infatti si è avvicinato Hamilton. Bene, ci allontaniamo. Va bene. Spero di avere più airs di loro. Qui si avvicina Hamilton. Vediamo se ci avviciniamo. Avevamo 1.4 da Bottas. Con Larghini qui. Siamo lenti. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. No, sbaglio curva qui. Va bene. Meno di un secondo. Siamo più veloci. Siamo più veloci di Bottas. Siamo più veloci di Bottas, signori. Ok. Ok. Dobbiamo solo rimanere a meno di un secondo e prendere il DRS. Vai, vediamo se lo prendiamo. No. Peccato. Ha guadagnato la fine. Vabbè, l'importante è avvicinarsi. 1.84 di distacco. Maledetto per poco. Ti sei salvato, ti sei salvato.
Caro Valtteri, mi sto avvicinando, stai attento. Ah, che brutta. Che brutte curve. Qui ho perso tantissimo. Il tuo vantaggio sulla vettura che ti segue aumenta di 5 decimi a giro. Ok, siamo di nuovo ad 1,4, eh. Ah, cosa ho fatto? Sbaglio completamente la curva. Sto cercando di spingere per arrivare in seconda posizione, ma non so se mi conviene. Più che altro cerco di fuggire da Hamilton. Ok, ok. Ah, 1:34. Stiamo facendo davvero dei giri incredibili. E qui potevo spingere di più. Qui perdiamo qualcosina. Qui perdiamo tanto. Però ho preso il DRS. Dai, vai, 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 vai. Cerca di prenderlo. Si sa mai. Vediamo un po'. Avviciniamoci. Ok. Ciao Bottas, io sono qui. Ciao Bambolottas, io sono qui. Oh yes, bravissimo. Dai, prendiamolo. Prendiamolo, signor. Ah, sto spingendo tantissimo e mi induce all'errore. Ok, distacco. Giro più veloce. Testa 6,3 secondi. Ok. Sto cercando di spingere il più possibile, sì. Perdo qualcosina alcune volte, sbaglio curva. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Però dobbiamo provarci. Più o meno giriamo con gli stessi tempi. Devo guadagnare qualcosina in queste curve e non sbagliarle. Invece le sbaglio. No, vabbè. No, ragazzi. No. Si sente l'usura adesso. Le ho sbagliate completamente alcune. Però posso essere più che soddisfatto. Ho preso il DRS. Siamo usciti larghissimi. Vai. Cerchiamo di avvicinarci. Mancano 3 giri alla conclusione. Vai. Vai, vai, gira, gira. Dai, che lo prendiamo. Dai, così. Questa curva la sbaglio sempre. È qui che esco lento. Dai, dai. Dai, avvicinati. Vai. Sempre terza posizione, siamo più veloci di Hamilton, eh? Nota positiva. Sbaglio curva. No, 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 no. La batteria ha poca carica, riduci l'erogazione delle RS. Mi sa che devo alzare il piede, eh? Anteriore sinistra andata. Niente. Peccato. No, le sto sbagliando tutte. C'è troppo surriscaldamento. No, le sto sbagliando tutte adesso. Va bene. Comunque siamo a podio. Se n'è andato. E niente. Peccato. Ci ho provato. Però non è ancora finita, eh. Adesso sì, ho slittato, no. Niente. Niente. Non riesco più a farle. Finito. Peccato. Stiamo
stiamo accorciando le distanze sulla vettura davanti, ma ricorda che dobbiamo arrivare alla fine della gara con questo treno di gomme. Sì, c'è qualche problema alle gomme. Anteriore sinistra quasi calda. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Siamo nel penultimo giro. Abbiamo perso tantissimo da Bottas. Va bene, si sta avvicinando anche Hamilton, quindi alla fine... Distacco dall'auto davanti, 2,1 secondi. Sì, se ne sta andando via. Non possiamo far più nulla. No, non riesco più ad affrontare le curve. L'ho spinta troppo. Peccato. Comunque terza posizione. Bravissimi. Vediamo un po'. Non si sa mai, qualche problema finale per Bottas. Qualche errore. Niente. Non ne commettono errori loro, eh. Sempre perfetti. Si è avvicinato Hamilton. Brutta. Sei all'ultimo giro. Ultimo giro. Occhio alla benzina. Cerchiamo di tenere questa posizione. Arriveremo a 102 definitiva. Mi raccomando, ragazzi, voi, anzi, vi lascio un sondaggio e ditemi, visto che nelle regole c'è scritto che ogni anno andremo a togliere un aiuto, vi lascio un sondaggio qui a destra dove vi chiede quale aiuto andare a togliere per il terzo anno. Esempio, la traiettoria ideale, oppure il taglio curva, oppure l'entrata ai pit, eccetera eccetera. Scusate se oggi ho avuto qualche problema con la voce, ragazzi, ma niente, ci sono anche i giorni dove non sei al top al 100%, ma visto che voi amate questa serie, ho detto, vabbè, la porto lo stesso, anche ridotto in questa maniera. Ok, vince Raikkonen, ha fatto una gara a sé, completamente superiore a tutti gli altri. Poi arriva Bottas e adesso arriva Wayne, ancora a podio. Peccato per Leclerc. Bravo, hai fatto un ottimo lavoro, hai guidato davvero bene. Giro veloce, abbiamo fatto anche il giro più veloce, se non sbaglio, eh. Vediamo. Peccato che abbiamo gestito male gli pneumatici. E a quanto vediamo è il momento del podio. I piloti escono e un uomo, okay, in tuta rossa sale. Bambolottas in seconda posizione. E ora diamo un'occhiata alla classifica, okay, piloti. Il primo in classifica frena la sua fuga dopo un PES. Luca Filippi, secondo te chi è il pilota del giorno? È difficile scegliere, ma direi Sergio Perez. È stato bravissimo a sfruttare al meglio le gomme e oggi l'ha dimostrato. E ora vediamo la classifica costruttori. I punti di vantaggio della Ferrari sugli inseguitori aumentano. Questa stagione promette molti colpi di scena. Rimanete con noi anche alla prossima gara per non perdervi un secondo di questa sfida appassionante. Non vorrei che Leclerc sia andato a sbattere per colpa mia. Fatto qualche movimento sbagliato. Non lo so. Il giro più veloce è il nostro. Posizione in classifica, signori. Mamma mia. A 10 punti di distacco da Raikkonen. Che prima aveva gli stessi nostri punti, eh. Però si avvicina a Bottas. Guadagniamo punti su Verstappen. Dai, non male. Vettel si trova con 7 punti di vantaggio su Hamilton. Occhio a Ricciardo. Va bene. Dai, non male. Però attenzione, perché abbiamo 86 punti di distacco dalla Ferrari, da Vettel. 86, non ne sono tantissimi, visto che
il campionato è combattuto, basta un ritiro di Vettel, un altro di Hamilton e si riapre tutto. Non si sa mai, noi crediamoci. Peccato per la costruttori, visto che Leclerc decide di ritirarsi in ogni GP e quindi la Red Bull, la Mercedes e la Ferrari, anche non arrivando in prime posizioni, comunque riescono a guadagnare sulla Sauber, perché ci sono due vetture che arrivano a traguardo, mentre noi, incredibilmente, solo una. Leclerc, sono più le volte che si ritira che arriva a punti. Leclerc, che quest'anno ha fatto 52 punti, va bene così. Mi sa che ci portiamo a casa la rivalità. Eh sì, 5-1. Giro veloce, senza penalità, finire sul podio, posizione finale e gara completata. Vinciamo anche su Hülkenberg, li abbiamo battuti e distrutti tutti e due. E quindi punti, risorse adesso che dovrebbero essere anche cospicui. Però adesso non vorrei utilizzare questi punti risorse, perché arriverà il momento della revisione. Mamma mia, 600 punti bonus obiettivi scuderia più 500 punti rivalità vinta. Abbiamo ben 1752 punti risorse. Più 600, qui ottieni 28 punti nel campionato piloti. E lo abbiamo fatto. Volevo solo congratularmi contratto. Per il podio, te lo sei meritato. Agli ultimi giri abbiamo sudato freddo al muretto, ma ce l'hai fatta. Va bene. Qui possiamo modificare i termini della nostra proposta. Più sono ambiziosi i nostri obiettivi, più la scuderia sarà disponibile a offrirti dei bonus migliori. Abbiamo qualche possibilità di fare delle offerte, ma dobbiamo stare attenti. Se il contratto proposto supera il valore che hai per la scuderia, verrà rifiutato. E se ne vengono rifiutati troppi, dovrai accettare la proposta iniziale. La proposta iniziale. Proponiamo? Ok. Pare che non accetteranno la nostra proposta. Sì. Proviamo a farne un'altra. 8-6. Gara prevista 6. Punti questi qui. Velocità miglioria 3. Sviluppo simultaneo a 2. Sempre la stessa cosa. Devo fare sempre la stessa cosa. Va bene, facciamo così. Ok. Uguale. Tutti i termini sono stati concordati. Manca solo la firma. L'accordo entrerà in vigore a partire dal prossimo weekend di gara. Incredibile. Perché ogni volta che andiamo a fare il rinnovo non va ad aumentare il bonus, ma dobbiamo ogni volta abbassare, diciamo, la posizione in qualifica e la posizione in gara. Quindi alla fine rinnovare non è una cosa positiva. Va bene. Ok. Abbiamo ben 1752 punti risorse, ne dobbiamo lasciare sempre qualcuno. Quindi, signori, il prossimo GP sarà in Giappone, a Suzuka. Mancano 5 GP e inizierà una nuova stagione, probabilmente nella Renault. Stiamo concludendo questa stagione nel miglior dei modi, perché nonostante ogni volta arriviamo tra le prime tre, aumentiamo la difficoltà. Incredibile. Io direi di aumentare e modificare le regole. Adesso arriveremo a 102 e aumenteremo la difficoltà solo se arriveremo in prima posizione. Mi sa che lo avevo già detto, se non sbaglio. Però arriviamo a 102. Visto che non ne sono sicuro, arriviamo a 102. Facciamo il prossimo weekend e vado ad aumentare la difficoltà, perché non vorrei che me lo sia sognato questo fatto e poi mi dite: no Pier, tu non l'hai mai detto, perché adesso non mantieni le promesse. 102 livello di difficoltà definitivo. Più di così cosa volete, signori? Quindi, signori, vi ricordo il sondaggio a destra, di lasciare un bel like, di condividere e commentare. Ci vediamo tra qualche giorno per il prossimo GP. Bacione a tutti. Vado. Posto? Ok. Ciao a tutti.